Monsignor Livina, c'è grande attenzione per la mensa di Padre Pio a Crotone e questa iniziativa, questo progetto che mette in campo la Confcommercio è sicuramente un segnale molto positivo. Segnale di attenzione, di sensibilità e anche di vicinanza che sprona chi in questo settore come noi è impegnato da anni ad andare avanti e affidarci ancora di più della provvidenza, perché mettere in rete la Confcommercio, che mette in rete tante possibilità e tante risorse, diventa poi un sostegno affidabile per l'impegno che noi ogni giorno, in ogni tempo, in ogni situazione mettiamo per andare incontro alle necessità di tante famiglie. Natale tutto l'anno. Natale tutto l'anno, appunto, perché tante volte noi abdichiamo alle nostre responsabilità pensando che solo una volta si può essere buoni, poi tutti gli altri giorni siamo indifferenti. E invece questo pungolo vuol dire una dinamica, che è la dinamica della carità. Aggiungiamo che lei, nelle diverse interviste che noi puntualmente le facciamo, parla sempre appunto di questa grande solidarietà che c'è da parte di Crotone. Si aggiungono i commercianti e diventa sicuramente ancora più vasto il parterre di chi guarda alle famiglie in difficoltà. Il cuore dei crotonesi, io lo dico sempre, è un cuore grande, è un cuore che davanti ai fatti non si gira dall'altra parte, ma sa dare una risposta concreta. Concreta significa anche andare davanti ai problemi, non chiudere gli occhi, non turarsi le orecchie, ma cercare di mettere le proprie disponibilità a servizio del bene comune. Sono piccole gocce, sì, ma l'oceano è fatto di tante piccole gocce. Sono piccole risorse, sì, ma le piccole risorse aiutano a fare grandi progetti. Non importa il quanto, l'importa è il cuore, il come le cose vengono realizzate.